Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento. Questa sera affronteremo un argomento caro a molti, ovvero sia il mondo venatorio e tutto quello che gli gravita attorno. Faremo anche un sorvolo e una serie di considerazioni sul futuro dell'attività venatoria, della caccia. Lo facciamo insieme al presidente regionale di Federcaccia, Paolo Antonioni, che saluto, benvenuto, ben ritrovato, perché ormai Buonasera Lino, buonasera a tutti i telespettatori. abbiamo già avuto il piacere di averla qui in studio per più o meno lo stesso periodo dell'anno scorso, Certo. proprio in virtù del fatto che in questo mese si tiene un convegno importante qui a Fano, in località Tre Ponti, proprio insomma, per fare un focus sul mondo della caccia e su tutto quello che è lo stato attuale. Quindi, le chiedo subito le ragioni di questo appuntamento che per voi ormai a livello anche regionale è diventato un appuntamento importante. Sì, oramai questo convegno ha gli aspetti di una kermesse prima dell'apertura della caccia. Praticamente facciamo il punto della situazione di quella che è stata la stagione passata, le problematiche che abbiamo dovuto affrontare e quelle che ci approntiamo a svolgere in questa stagione venatoria. Quindi oramai questo ritrovo ai Tre Ponti a Fano è diventata un'occasione a livello regionale, abbiamo cacciatori che partecipano da tutta la regione e anche un afflusso enorme di persone, quindi è un ritrovo oramai consueto. Ecco, lei ha la carica di presidente regionale, quindi ha una panoramica anche a livello nazionale di quello che è lo status in questo momento del mondo della caccia. Certamente, il mondo della caccia in questo momento è attaccato da tutti i fronti. Innanzitutto sui media, e quindi abbiamo una pressione enorme nei media, c'è un mondo ambientalista che è scatenato nei confronti dei cacciatori. Noi cerchiamo di far capire quello che è il ruolo del cacciatore, quello che svolgiamo, quella che è la nostra attività venatoria in un ambito nazionale. Dobbiamo tener conto che noi siamo il paese con più vincoli di caccia di tutti i paesi europei. Abbiamo le specie cacciabili sono in numero più ridotto di tutta l'Europa, quindi le problematiche a livello nazionale sono le solite, ma quest'anno, soprattutto con l'avvento del ministro Costa al ministro dell'Ambiente, ci ha creato molte problematiche a livello nazionale. Siamo partiti dai problemi della caccia a gennaio con la revisione dei key concept presso la Commissione europea. Grazie a Dio il ministro Centinaio, il ministro dell'Agricoltura, ha nominato un proprio referente, il dottor Segato, e in questo confronto, in questa diatriba sulla caccia nel mese di gennaio, si è arrivati ad un confronto che si è concluso il 15 di luglio a Parigi con i rappresentanti della Commissione europea, in cui c'è stato un pari e patto, un braccio di ferro fra il ministro dell'Ambiente, che voleva portare la caccia praticamente a chiuderla al mese di dicembre, e invece il ministro dell'Agricoltura che con dei dati, con degli studi fatti in Italia e in tutta Europa, difendeva la caccia per il mese di gennaio. Quindi le problematiche ce ne ha messe di fronte tante, poi ci ha messo il problema del piano di gestione della tortora africana, e qui la regione Marche è stata il capofila, perché la regione Marche aveva dei dati sia sugli abbattimenti, sia gli studi che la Federcaccia ha fatto con la raccolta delle ali, molto importanti. Abbiamo raccolto un campione significativo di ali abbattute soprattutto nelle Marche, e l'assessore Pieroni in conferenza Stato-Regione ha tenuto il punto fermo, perché il ministro chiedeva di non effettuare la preapertura
alla tortora africana, invece la Regione Marche ha tenuto duro dicendo: noi abbiamo i dati, abbiamo i miglioramenti ambientali, abbiamo una quantità enorme di SIC e ZPS in cui la caccia in preapertura è vietata, quindi ci sono tutte le condizioni per sostenere un prelievo alla tortora africana che sia sopportabile da questa specie. Anzi, i nostri studi hanno rilevato che tutte le tortore abbattute, quasi l'80%, erano giovani dell'anno e quindi la specie è in uno stato favorevole di conservazione. Ecco, allora le faccio una domanda un po' off-label, no? Fuori dallo schemino che ci siamo fatti, perché è importante far capire anche a chi non è all'interno del mondo della caccia, ma lo vede, lo segue così, cercare di capire il perché di questo accanimento, di questo accredine nei vostri confronti. È un fatto culturale, è un fatto a prescindere, è un fatto gli animali non si toccano, cioè che cosa c'è alla base di questo impulso che viene fuori? Allora, al di là della considerazione che ognuno è libero di pensare come meglio pensa e quindi di essere contrario alla caccia, all'abbattere un selvatico o meno, e quindi ognuno può pensare quello che vuole, quindi noi non ci spingiamo mai, però la caccia oramai ha un ruolo fondamentale per cercare di mantenere un equilibrio in natura. Si è dimostrato che allorquando la caccia è ferma o non c'è, c'è un'espansione dei problemi collegati all'agricoltura, perché molte specie creano danni all'agricoltura. Vogliamo anche ricordare tutti gli incidenti stradali, oramai in tutta Italia frequentissimi. Vogliamo ricordare anche il caso famoso di Lodi, addirittura i cinghiali in autostrada che hanno causato gli incidenti mortali, e alcune specie che, espandendosi numericamente in modo sostanziale, quindi creano problematiche soprattutto al mondo agricolo, ma anche al mondo, alla vita quotidiana del cittadino. E al di là di questo, noi cercheremo, come Federazione Italiana della Caccia, a livello nazionale, di fare una campagna per far capire quello che è il vero ruolo del cacciatore nel terzo millennio. Lino, fondamentale, legato a cercare i miglioramenti ambientali, al mantenimento della biodiversità. Voglio ricordare che l'Italia è il paese ricchissimo di biodiversità e quindi è un aspetto che la Commissione europea, l'Unione europea, vuole tutelare in via principale, e a un giusto contenimento delle specie che ci sono presenti sul territorio. Ecco, perché il cacciatore moderno non è più il cacciatore di 30 anni fa, insomma, che avevamo questa immagine un po' no. È tutta un'altra cosa, e lo sviluppo economico, sociale, rurale, agricolo ha consentito al cacciatore di ritagliarsi un ruolo ben preciso, di, come dicevi tu prima, di operatore ecologico all'interno di un ecosistema. Sì, al di là del volontariato che noi facciamo anche a livello di Federazione Italiana della Caccia per la prevenzione degli incidenti, degli incendi, ho sbagliato. Certo. Quindi un ruolo importante, siamo molto spesso chiamati in primo piano insieme alla Protezione Civile. Il ruolo del cacciatore oramai è un ruolo fondamentale. Quello dell'abbattimento è un ruolo molto... Esatto. Allora, facciamo l'esempio degli ungulati, no? L'Italia oramai ha una popolazione incontrollata di ungulati. La Toscana è un esempio emblematico, in cui nell'anno 2017 hanno censito più di 1 milione di cinghiali. La regione ha fatto una legge speciale, legge obiettivo, che è fallita.
Il problema di questi ungulati non si risolve né con la sterilizzazione né con altri sistemi. Si risolve cercando di dare gli strumenti ai cacciatori per cercare con l'abbattimento di contenere queste specie. Al di là di questa previsione attuale, io non riesco a capire chi abbia la facoltà di poter decidere di avere un minimo di lungimiranza a prevedere quello che sarà il futuro di qui a qualche anno, perché noi cacciatori abbiamo un'età datata, quindi i cacciatori si stanno riducendo, gli ungulati stanno aumentando. Io dico, chiunque abbia un posto di responsabilità, come può pensare di risolvere il problema del contenimento di queste specie fra 5 anni, quando i cacciatori avranno una riduzione consistente, perché purtroppo il mondo della caccia, per questo antagonismo soprattutto mediatico e culturale, soffre della mancanza di un ricambio generazionale, Lino, e quindi i problemi si porranno ancora in modo più significativo e più importante fra qualche anno. I cacciatori hanno un grosso senso di responsabilità in questo momento, cercano di collaborare con le associazioni agricole e con gli ambiti territoriali di caccia, che sono gli organi deputati per la gestione sia del territorio che della fauna selvatica. Purtroppo questi organismi, che sono intermedi, sono fra l'organismo, la regione principale e il mondo dei cacciatori, ci sono gli ATC, i famosi ATC. Questi certo. Organismi in quasi tutta Italia non fanno più gestione del territorio, principalmente dovrebbero fare per la legge 157, né la gestione della fauna, importante, perché noi non dobbiamo dimenticare quello che ha il valore, per dire, un selvatico come la starna, che stavamo perdendo. Abbiamo un progetto, un LIFE europeo addirittura, in cui la Commissione europea ha investito 5 milioni di euro in Italia per ripristinare i ceppi originari di starna, e quindi ci impegniamo, anche la Federcaccia ha contribuito a livello nazionale con 800.000 euro. Il problema è che in questo momento gli ATC sono diventati degli enti pagatori, cioè che pagano solo i danni causati dalla fauna selvatica, invece di fare la programmazione del territorio, la conservazione di alcune specie, perché la 157 li aveva istituiti per questo motivo. Qualche ATC nella nostra regione riesce in qualche modo a fare un minimo di gestione. Noi abbiamo, per dire, il progetto della cotornice nella provincia di Macerata, che ci ha dato degli ottimi risultati. Altri ATC hanno difficoltà enormi, praticamente paghiamo solo i danni. Quindi, quindi c'è questa gestione un po' così a macchia di leopardo. Esatto. Quindi i danni al territorio e all'ambiente sono ormai sotto gli occhi di tutti, li vediamo anche nelle cronache locali, spesso e volentieri contadini e agricoltori hanno coltivazioni e campi devastati, insomma c'è una problematica che comunque non si può ignorare, legata proprio alla gestione degli ungulati. Voi siete anche propositivi, nel senso che avanzate anche a livello organizzativo e governativo delle proposte per la gestione degli ungulati. Adesso diciamo questo, purtroppo la stagione venatoria per gli ungulati, il primo problema è il cinghiale. Però il cinghiale rappresenta anche, da un certo punto di vista, un selvatico che contemporaneamente, facendo i danni all'agricoltura,
ha tenuto alto anche il livello dei cacciatori che praticano questa caccia. Tra l'altro la caccia imbracata, che è la vera caccia al cinghiale, soprattutto nella nostra regione, perché la caccia di selezione è importante, è vero, però non è nella nostra cultura. Ah, ecco. È una caccia importata dalle Alpi, anche questa va rispettata, però la vera caccia al cinghiale, quella che ha dei risvolti sociali, è la caccia imbracata. È una caccia importante in cui ci sono le squadre, in cui c'è un caposquadra responsabile di tutta l'attività dei propri componenti, ed è una caccia sociale perché praticamente ogni squadra vive la mattina, tracciano, poi svolgono la battuta, poi si puliscono le carni, poi si mangia, e la caccia è anche cultura e anche socialità. Quindi il problema degli ungulati però è un problema grosso che attacca molto la sensibilità del mondo agricolo. In questo caso la Regione ha fatto una legge proprio particolare, proprio per il controllo del cinghiale, però la legge praticamente è quasi inattuabile perché è stata impugnata alla Corte Costituzionale. In questo momento il controllo non solo del cinghiale ma di tutti i selvatici lo possono fare solo le guardie provinciali, la forestale, la polizia di Stato, i vigili urbani in possesso di licenza di caccia e solo gli agricoltori che sono in possesso di licenza di caccia sul proprio territorio. Quindi il controllo non riesce ad espletare quello che la Regione aveva in mente per cercare di ridurre contenere questi danni. Qui serve una modifica della 157. Noi abbiamo coinvolto le associazioni agricole, soprattutto la Coldiretti, che è molto vicina alla Federcaccia, sia a livello nazionale sia a livello regionale, per cercare di fare pressioni sul governo per modificare questo articolo della legge nazionale che consente anche a dei cacciatori formati, perché i corsi li hanno già fatti, riconosciuti, di poter dare un contributo al mondo agricolo per contenere questi danni. Siamo fermi, i problemi di questo governo li conosciamo tutti e quindi quando si parla di caccia e di sparare, purtroppo ci sono dei preconcetti importanti che emergono tutte le volte. Che, come dicevamo prima, appunto, è un fatto culturale. E adesso tocchiamo un argomento, un nervo un po' scoperto, no? Perché tra l'altro però le cronache ci riportano, come abbiamo detto prima, anche episodi abbastanza importanti. A San Costanzo sono arrivati a 500 metri in linea d'aria dalla piazza, sono sempre più vicini ai centri abitati, alle case, e quindi è un problema anche a livello sociale, spesso creano allarmismo. E quindi i lupi e la loro presenza e la loro vicinanza alle abitazioni, ai centri abitati, desta, e questo è un dato di fatto, non possiamo ignorare, nei più preoccupazione e apprensione. Come si affronta questo problema? Allora, questa domanda mi fa molto piacere perché intanto voglio dire quella che è la posizione del mondo venatorio sul problema italiano del lupo, non è solo un problema marchigiano del lupo. Intanto il lupo per il mondo dei cacciatori non ha nessun interesse venatorio, è una specie super protetta per la nostra legge, quindi nel modo più assoluto noi abbiamo qualsiasi interesse a parlare di caccia al lupo, mai vogliamo parlare di caccia al lupo. Tra l'altro è un selvatico eccezionale dal punto di vista dell'intelligenza, di come opera in gruppo, in branco, che dir si voglia. Quindi questo è il primo aspetto. Certamente in Italia c'è il problema del lupo. Sono stati censiti 2000 lupi in Italia,
È stato fatto un piano di controllo a livello nazionale, anche questo bloccato dal ministro Costa. Il piano di controllo prevedeva l'abbattimento di 100 lupi, una quantità esigua, anche se secondo noi, da quello che rileviamo nelle Marche e un po' in tutta Italia, la consistenza numerica è ben oltre i 2000 lupi. Sottostimata. Ben oltre i 2000 lupi, sicuramente sottostimata. Il ministro Costa l'ha bloccato. Vi voglio dire che un mese fa la Francia, che ha una consistenza numerica ben inferiore, ha approvato la deroga a livello europeo per il lupo, per andare incontro alle esigenze del mondo agricolo, perché qua il lupo non è un problema per i cacciatori, ma è per il mondo agricolo. L'agricoltura. Soprattutto il mondo allevatori. Agricolo. Allevatori. Qui nelle Marche noi abbiamo oramai San Costanzo, Carignano, Saltara, Monbaroccio, la presenza del lupo, i nostri cacciatori lo vedono molto molto spesso, il lupo mangia tutti i giorni, è un carnivoro intelligentissimo, è in espansione numerica, il mondo venatorio dice noi alziamo le braccia, se avete bisogno di noi qualcuno ci chiami. Ci siamo. Ecco. È un peccato abbattere una specie come il lupo, però il mondo agricolo ha bisogno delle risposte. Tra l'altro il problema anche della sicurezza, ci sono stati dei casi anche che i lupi hanno mangiato dei cagnolini di casa. Di casa, sì. E quindi valutazioni che non competono al mondo della caccia. Quindi, che però la problematica sussiste. Però la problematica sussiste, a livello italiano, a livello europeo sussiste. Il calendario venatorio, quello che è il vostro pane quotidiano, bravo, qui 2019, ecco, dobbiamo anche affrontare il calendario. Allora, noi, esatto, per parlare del calendario bisogna partire dalle premesse di quello che è accaduto l'anno scorso. Il calendario del 2019 ricalca in grosso modo quello che era il calendario del 2018. Vogliamo ricordare che il calendario del 2018 c'era stato fatto un ricorso al mese di agosto, ricorso respinto dal TAR delle Marche, impugnato al Consiglio di Stato, e in quell'occasione il Consiglio di Stato ad agosto aveva eccepito sul calendario venatorio per la mancanza del piano faunistico, chiudendo la caccia nei SIC e nelle ZPS. Questa è la storia breve dell'anno scorso. La Regione Marche cosa ha fatto? Ha fatto, unica in Italia, due leggi per cercare di rimandare a caccia i cacciatori anche in quei territori prima possibile. Bisogna tener conto che in questi territori si svolgevano le cacce soprattutto imbracate al cinghiale in quel periodo, e quindi si sarebbe chiusa o ridotta l'attività, la pressione sul cinghiale. Quindi la Regione ha operato bene, noi gli siamo stati vicini, la Federcaccia si è costituita in tutti i gradi di giudizio a sostegno e a fianco alla Regione Marche. Le due leggi poi sono state impugnate alla Corte Costituzionale e vedremo come andrà a finire, però in questo momento sono valide. Per il 2019 cos'è accaduto? È accaduto che, essendo valide le due leggi, i piani faunistici che erano stati eccepiti rimangono in vigore fino alla fine dell'anno. La Regione Marche cosa ha fatto? Ha chiesto alle associazioni venatorie già dal mese di gennaio di formulare delle proposte di calendario. La Federcaccia, insieme all'Enalcaccia, Italcaccia, Anno Migratoristi, enti produttori di selvaggina e a 6 ATC su 8 delle Marche, ha proposto una propria formulazione condivisa da tutti e l'abbiamo consegnata. Arcicaccia e Libaracaccia hanno presentato dei documenti diversi e a sé stanti.
In questo contesto la Regione Marche ha approvato in via preliminare un calendario venatorio durante il mese di maggio, l'ha sottoposto a valutazione di incidenza per far capire quella che è l'incidenza della caccia nei territori dei SIC e delle ZPS. Questo lavoro è stato fatto e si è arrivato alla formulazione definitiva di un calendario approvato pochi giorni fa, pochissimi giorni fa, perché le procedure, c'è stato un passaggio in commissione in cui le associazioni venatorie sono state ricevute e abbiamo dovuto formulare le nostre osservazioni sì, o le nostre eccezioni su quello che era il calendario. Praticamente che cosa è uscito fuori? È uscito fuori un calendario che grosso modo ricalca quello del 2018, con 6 giornate di preapertura, quindi 1, 4 e 7 settembre, caccia al mattino, interruzione a mezzogiorno, ripristino della caccia nelle ultime ore serali. Poi 8, 11 e 12, questa è la preapertura, fino a mezzogiorno. C'è stata una piccola limatura per la giornata dell'8. Quello che noi come Federcaccia purtroppo siamo andati in commissione e abbiamo ribadito quello che è il nostro progetto, quello che noi Federcaccia abbiamo, quando il calendario è uscito, abbiamo eccepito in modo grossolano, è il fatto che è stata recepita una proposta dell'Arcicaccia che limita l'addestramento dei cani prima della preapertura, pochissime giornate, un'ora di meno alla sera. Un'ora di meno, quindi una riduzione dell'orario dalle 20 alle 19. Noi la consideriamo veramente strategicamente, ma anche per chi lavora, io dico, chi lavora e finisce di lavorare alle 6 o alle 6 e mezza, come fa a addestrare il cane fino alle 7 di sera? Praticamente la nostra caccia tradizionale nelle Marche è quella col cane. Certo. Oggi i cacciatori quasi tutti hanno il cane. L'addestramento cani lo aspettiamo 8 mesi, quindi questa facoltà di portare il cane fuori, i nostri cani sono degli atleti, certo, hanno bisogno di misurarsi. Chi lavora praticamente quell'ora tagliato che faceva fuori, comodo, alla sera faceva comodissimo, perché ancora c'è il sole, c'è l'ora solare, certo, che abbiamo un'ora di vantaggio e quindi consentiva. E quindi abbiamo cercato di far modificare al volo questa forzatura. Ci stupisce che un'associazione, purtroppo come l'Arcicaccia, abbia fatto delle proposte quest'anno molto riduttive, fra cui questa è stata recepita. Quindi noi purtroppo ci troviamo in commissione a dover convincere qualche volta su diverse proposte di legge che noi proponiamo e che vogliamo portare avanti, che migliorerebbero tutto il sistema caccia nella Regione Marche, ci troviamo molto spesso in contrasto con qualche altra associazione venatoria che vuol cercare di ridurre o l'attività o l'addestramento dei cani. Grazie a Dio, dopo anni siamo riusciti a convincere l'utilizzo del cane da riporto in preapertura, finito l'esercizio della caccia. In questo senso ci sono voluti 3 anni per convincere anche la regione, cosa che in altre regioni fanno. Noi abbiamo molte idee, ecco, abbiamo una percezione molto ampia, Lino, di quello che accade in Italia e in Europa, le vorremmo portare a vantaggio non solo dei cacciatori marchigiani, ma molte regioni, le Marche sono prese ad esempio perché hanno un ottimo calendario, ma l'ottimo calendario viene da un presupposto. Certo.
Faccio un esempio fondamentale. Il calendario sono 59 pagine, di cui l'attività venatoria sono solo 3 pagine. Ecco. Il resto è tutto un documento preliminare di dati raccolti da anni, di motivazioni che gli uffici della Regione Marche, fra i più competenti in Italia, gli uffici di caccia della Regione Marche è riconosciuto come uno degli uffici più competenti in Italia, riesce a sostenere un prelievo nella nostra regione che è preso, ad esempio, in tutte le altre regioni. Faccio l'esempio della deroga dello storno, Lino. Lo storno, piccione e tortola dal collare. Altre regioni non hanno queste deroghe. Noi abbiamo dei dati, degli abbattimenti, in cui le Marche abbattono dai 90 ai 140.000 storni all'anno. Abbiamo ridotto i danni all'agricoltura. È un problema fondamentale. Certo. Le Marche hanno il problema attuale che abbiamo discusso col Presidente pochi giorni fa della Coldiretti, l'ex Presidente regionale Tommaso Di Sante, è un problema enorme quello dello storno, perché oramai le Marche hanno una produzione vitivinicola eccezionale in cui anticipano la produzione dell'uva al mese di luglio, agosto soprattutto. Agosto. È certo che bisogna fare il controllo dello storno il mese di luglio. Certo. Purtroppo, non potendo fare il controllo, costoro hanno dei danni incredibili, certo, ad una produzione qualificata che porta in alto il nome delle Marche, e su questo bisogna lavorare. Su questo noi siamo molto vicini al mondo agricolo. La nostra deroga dello storno, della tortora e del piccione è copiata, la stanno provando a copiare in tutti gli anni. Noi siamo riusciti con gli abbattimenti a ridurre i danni. Penso che sia la cosa più significativa e importante che riusciamo a portare a casa per il sistema Marche. Oltre all'uva c'è anche il problema della semina, perché poi quando vengono seminati i campi, certo, ci sono i piccioni. È un problema grosso, lo stanno facendo. Grosso. Gli ATC contribuiscono, danno i cannoni come dissuasivi, ma i selvatici sono furbi. Dopo due giorni di cannone, il cannone non fa più niente. Non fa più niente. Allora, l'abbiamo citato prima, lo diciamo, insomma, siamo in chiusura, ci saranno due figure importanti a questo convegno, ci sarà Luca Cerisciol, il Presidente della Regione Marche, e anche il citato Moreno Pieroni, l'assessore regionale, che insomma farà un po' una prospettiva sul futuro regionale del mondo della caccia, immagino. Beh, allora, negli anni l'assessore Pieroni è stato sempre presente, quindi io gli riconosco un grosso valore aggiunto, una vicinanza al mondo sia della caccia sia al mondo agricolo. Quest'anno abbiamo una presenza importante che ci fa molto, molto piacere, quella del Presidente della Regione Marche, Luca Cerisciol. Avremo l'occasione in questa sede di dibattere alcuni temi che sono rimasti per un certo verso un po' in disparte, quello del problema degli ATC, dello statuto tipo, delle nomine in seno agli ATC, del problema del regolamento dei danni, un regolamento che è stato approvato in giunta, in cui noi non lo condividiamo perché costringerebbe gli ATC ad aumentare le quote, quindi il regolamento dei danni va rivisto, sono programmate delle riunioni per i primi di settembre, però gli vogliamo far capire che il nostro mondo ha bisogno di equilibrio. Ci fa molto piacere la presenza in questo momento anche del Presidente, perché secondo me chiunque ha un posto apicale, come io come Presidente della Federcaccia, loro come assessori regionali e Presidenti delle regionali, devono guardare oltre. Noi guardiamo oltre, noi parliamo anche di futuro,
E il futuro nella Regione Marche è un futuro politico che in questi giorni un po' di apprensione ce lo pone. Avremo bisogno di chiarirci, perché quando il mondo dei cacciatori sente parlare non solo a livello governativo di un governo Partito Democratico 5 Stelle, e anche nella Regione Marche il Corriere Adriatico da qualche giorno tutti i giorni ha una spalla importante nel giornale che parla di una coalizione Partito Democratico 5 Stelle, noi siamo molto preoccupati. Io voglio ricordare tutti gli interventi, io ero presente in quelle due leggi famose dell'anno scorso, gli interventi terribili dei 5 Stelle contro la Regione, contro il mondo venatorio. Voglio ricordare le proposte di legge fatte in questi anni dai 5 Stelle marchigiani. La più, non voglio dire vergognosa, ma però la più impattante era quello del raddoppio delle distanze previste dalla legge 157. Praticamente era un divieto di caccia intrinseco senza chiudere la caccia. Raddoppiare le distanze dalle case, strade, autostrade, ferrovie, soprattutto per la caccia al cinghiale che ha una gittata della palla molto, molto importante, era un divieto intrinseco. Ecco perché noi vogliamo essere chiari, quindi l'occasione è ghiotta per sviscerare anche questo argomento, perché il nostro ruolo è quello di guardare al futuro, non solo al presente, alla quotidianità, ma guardare ad uno sviluppo sostenibile della caccia del mondo ambientale nelle Marche. Noi vogliamo svolgere un ruolo importante. Ai nostri associati in questo momento facciamo assemblee tutti i giorni, gli diciamo fate attenzione con l'uso del fucile. Evitiamo gli incidenti. Attenzione, l'arma è un'arma. Un'arma. Ha insita in se stessa una pericolosità. Il mondo venatorio deve riuscire a ridurre in modo significativo gli incidenti che provengono dal mondo della caccia. Tra l'altro sono occasione per degli attacchi terribili, anche se i dati numerici sono in diminuzione a livello nazionale e anche a livello regionale. Ecco, quindi questa è un po' la situazione, abbiamo fatto un focus, bella il tempo è tiranno, bella panoramica, vorremmo fare tante altre considerazioni, però se volete c'è questo convegno che è l'occasione giusta, il momento giusto. Iniziamo alle 19.30 con una cena offerta dalla Federcaccia di Fano, la cooperativa Tre Ponti, alle 20.45 inizierà il convegno, il dibattito, con i saluti dell'autorità. Mi ha dato anche la propria adesione Massimo Seri, sindaco di Fano, ci verrà a salutare. Avremo molti consiglieri regionali e il clou con gli interventi di Pieroni e di Cerisoli. Io parlerò un po' più nei dettagli di tutte le problematiche che abbiamo sviscerato in questo momento e approfondiremo anche il calendario, perché in questo momento ci siamo andati molto velocemente. Molto velocemente. Bene, ringraziamo il presidente regionale di Federcaccia Paolo Antonioni per essere stato qui con noi, sempre molto esaustivo e articolato nelle sue considerazioni, e vi ringraziamo anche a voi per essere stati qui con noi in questo approfondimento. Alle prossime e buonasera, arrivederci. Grazie Lino, in bocca al lupo a tutti i cacciatori.